gara che riconcilia col gioco del calcio. Difficile rimanere delusi quando scendono in campo queste due squadre. Noi di EA Sports siamo ovviamente pronti. Per conoscere il verdetto finale, rimanete qui su EA Sports. Gara che si giocherà sotto la pioggia, col terreno bagnato che potrebbe essere un fattore da tenere presente. Pierluigi Pardo e Lele Dani pronti a raccontarvi lo spettacolo targato EA Sports. Squadra a caccia del pass per i quarti di Coppa Italia. Match day, tanti motivi di interesse. Un saluto a te, Pier, e ai nostri amici all'ascolto. Ragazzi, questo match è interessante per tanti motivi. È vietato sbagliare perché c'è posto solo per una nella prossima fase. Vedremo se sarà la formazione di casa ad aggiudicarsi questo confronto, perché questo dicono i pronostici. Però c'è anche la squadra ospite, che può ribaltare il pronostico e strappare la qualificazione. Riescono a recuperare il possesso. Alzano il pressing. Si è parlato molto, è scritto molto di consigli prima di questo match. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici a metri per andare. Ed è il primo gol della gara. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Chukwueze prova a servire profondo il compagno. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Attenzione a Morata, un'altra rete. In pochi minuti hanno cambiato la storia del match. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione, ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Ennesimo gol, allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Bollocca, Berardi, contrasto pulito, aspetta il tentativo avversario. A spazio lungo l'out, cross al centro, deviazione aerea controllata senza problemi. L'Oriente perde palla, avanza sulla corsia su Chukwueze, c'è il fischio del direttore di gara, è offside. Possesso gestito male. Il fallo laterale sarà nero-verde. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Sassuolo.
palla profonda questa. Sceglie la corsia interna. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. L'ultimo tocco è il suo e sarà dunque calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. E il portiere dice di no. Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Intervento falloso, punizione nero-verde. Palla in fallo laterale. Okafor. Possesso Sassuolo. Fulham che si è rafforzato nelle ultime ore con l'arrivo di questo giocatore finito da tempo nella lista dei desideri dei Cottagers. È giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età fare le stesse cose, senza considerare che ha ancora ampi margini di miglioramento. Legge bene la traiettoria e riparte. Arma del vantaggio, possesso Sassuolo. Tocco arretrato per evitare il pressing. Reinders. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino, giallo. Ha rischiato molto Pier, dovrà fare attenzione, eh? Se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Sassuolo. Capisce tutto e ferma l'azione. Domenico Berardi. A metri per avanzare. Morata. Morata potrebbe provare. Conclusione respinta, se la cavano qui. Palla recuperata dagli avversari. Intuisce bene qui, recupera il pallone. Morata. Occhio al contropiede qui. Entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier.
pallone interessante questo. Ribatte il difensore. Calcio l'angolo in mezzo di Bennacer. Tentativo di testa da dimenticare, pallone fuori di parecchio. Arbitro che indica i 3 minuti di recupero. Palla riconquistata dagli avversari. Tocco profondo a scavalcare la difesa. È stato bravo a bloccare questa azione. L'arbitro fischia la fine. Esulta la formazione di casa che approda al prossimo turno. Qualificazione sudata, giunta a termine di una prova di carattere per piegare le resistenze di un avversario che in fondo non ha mai mollato. Il tecnico può essere soddisfatto. Secondo me è pienamente soddisfatto per come ha giocato la squadra oggi, eh? Un ottimo, ottimo Morata quello visto oggi. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.